Ecco, alla fine, quindi Venezia sicuramente è una città di business, tutti ne approfittano anche i veneziani perché si sa che i bed and breakfast famosi che lei ha citato e i negozi di vetreria, di bigiotteria, che vabbè qualcuno mai in mano ai cinesi, però sicuramente, diciamo, infatti l'hanno definita addirittura qualcuno Gardaland della situazione, però Venezia alla fine ne esce sconfitta dal punto di vista proprio morale. A voi a seguire in esecuzione, grazie Vincenzo. Ma il punto qua, Fiorise, è molto semplice. Che c'è una totale assenza, una totale mancanza di voglia, di progetti, di rendere tutte e due le città a misura del cittadino, come che dovrebbe essere e come che c'è sempre sta. Perché? Perché bisogna mangiare sora, perché bisogna continuare l'opera di distruzione che c'è sempre stata fatta. Mi riferivo prima al discorso del spopolamento, spopolamento, proprio ti vedi che c'è più di 40 anni. Che non importa che giunta comunale vada su, ma chi che se sue grandi careghe che se ha, se ne ga a fregà completamente desto aspetto, volutamente. Demo vedere dei case dell'Ater, per esempio, che dai anni 90 può disporre delle proprie case, dei propri posti in maniera più libera, va bene, quel che ti vuol, però se andiamo per esempio zona di Santa Marta, che se nome altro che case serae, perché? Se andiamo per esempio a tante case del comune che se è a catasto, se è messa, se sarà anche a quelle, tanta gente le occupa, occupar va bene? No, ma io capisco, perché se uno vuole restare a Venezia, non può, perché non che se le graduatorie fatte bene, non che se... Ah, aspetta, 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 adesso che se, giustamente e insospettabilmente adesso, che se 25 case del comune... Che vennerà messe a disposizione per i residenti. Sì, beh, ma mi ricordo che se ne aveva parlato di 30.000 persone. Queste case qua, a mai appena che ne dà 80. Va bene, meglio che una piada sui denti, mi dico. No, perché se sempre e comunque per cercare di farsi campagna elettorale per far vedere, dai, ho fatto qualcosa. E come che dicevo in altro video, dicevo, questa sia classica cioppa de pan, chi te dà? Fanno farti vedere che io rischio di farsi un pranzo di sie portate. Perché, secondo i suoi progetti, almeno questo sembra, me se corregga se sbaglio, me se smentisca se dico boiae, che c'è da fare? Venezia deve essere a parte del lusso, da medio a alto livello. E mestre che deve essere ancora una volta trattata come strasonda pie, che deve essere ancora un dormitorio low cost, che però se vive solo ed esclusivamente adesso dell'indotto, dei bricio e di quello che dà Venezia. Questa è una roba inaccettabile!